In termini assoluti, 25 anni sono un tempo totalmente insignificante, ma in termini relativi, lo stesso spicchio di tempo, visto dalla nostra umile esperienza umana, assume tutta la sua importanza. Queste le parole con cui Vincenzo Muollo, direttore artistico con Adriana Iuri, e Domingo Gomez, direttore operativo di Tango Sichiero, presenta la manifestazione che festeggia i 25 anni di tango in Ticino. Un programma intenso attende il mondo del tango a Lugano, Locarno e Bellinzona. Dal 21 al 24 novembre si alterneranno maestri e ballerini del panorama internazionale. Milonghi, seminari, workshop, concerto, teatro, arte animeranno la manifestazione. Fino a gennaio 2020, presso gli spazi espositivi dell'Ospedale La Carità di Locarno, è aperta al pubblico la mostra Tango, 25 anni di passione. La città di Lugano, al club Le Cap Saint-Martin, vedrà l'apertura del festival il 21 novembre con la Milonga e l'esibizione delle scuole Libertango, Barrio de Tango, New Style Dance e 1881 Tango Academy. Il 22 novembre ci sarà lo spettacolo En tus ojos al Teatro Sociale di Bellinzona, curato dalla compagnia Naturalis Labor. En tus ojos è uno spettacolo dove la danza e il tango si fondono in un unico linguaggio per raccontare Piazzolla e la sua musica. È un Piazzolla molto travagliato, inseguito dai suoi stessi pensieri, dove viene messa in scena il tormento di Piazzolla tra tradizione ed innovazione. La serata del 23 novembre si svolgerà in una location particolare e molto originale, lo showroom Mercedes del garage Vintelair a Giubiasco. Ci sarà il concerto live dell'orchestra Silenzio Tango, che è riconosciuta come una delle tre migliori formazioni di tango in Europa, sotto la direzione di Roger Eleu, argentino e residente a Basilea dal 1998. Quest'orchestra presenterà un repertorio sapientemente composto per essere apprezzato dai più esigenti esperti musicisti. La Silenzio Tango è stata fondata nel 2001. Dopo pochi anni il gruppo ha rapidamente guadagnato una grande reputazione suonando nei festival di tango in tutta Europa, esibendosi ai suoi inizi insieme all'amato bandoneonista Alfredo Marcucci. Sempre sabato, dopo il concerto, seguirà la Milonga di Gala, dove si potranno ammirare le esibizioni di Fausto e Stefani, Juan Pablo e Sara, Adrian e Romeo, Vincenzo e Adriana. Fausto Carpino e Stefani Fesneau sono ballerini, insegnanti e TJ. Fanno coppia dal 2011, dopo un intenso periodo di preparazione, cominciano a partecipare come insegnanti a vari eventi di tango. Finora hanno insegnato in più di 31 paesi diversi e 105 città. Le loro lezioni si concentrano su come proporsi in maniera comoda verso il compagno di ballo all'interno dell'abbraccio, basandosi sulla logica e la naturalezza dei movimenti. Credono che connessione, musicalità e tecnica permettano di apprezzare pienamente la bellezza del tango. Juan Pablo e Sara hanno fatto parte per 7 anni della scuola e compagnia DN Tango sotto la direzione di Dana Jasmine Frigoli e Adrian Ferreira. In questo periodo di lavoro insieme hanno avuto il piacere di condividere molti progetti, tra cui spettacoli nelle migliori milonghe di Buenos Aires. Nel 2018 aprono la sede DNI a Stoccolma, facilitando e accorciando notevolmente le distanze con la sede madre che, come ben sappiamo, si trova a Buenos Aires. Adrian Romeo Ferreira inizia il suo percorso nel tango nel 1998, nella sua terra natale, nella Patagonia argentina. Da allora ha girato il mondo insegnando con grande successo nei più prestigiosi festival internazionali. Tra il 2007 e il 2018 a Buenos Aires fa parte del gruppo docente della scuola DNI Tango, per diventarne poi nel 2018 il direttore pedagogico. Dal 2010 al 2018 partner fisso della grande ballerina e coreografa Dana Jasmine Frigoli. Insieme a lei, oltre che a partecipare a numerevoli eventi di grande spessore in tutto il mondo, sarà co-direttore artistico della compagnia DNI. La manifestazione Tango Sichiero si conclude la domenica con La Tardesita Mi Amor e si potrà gustare anche un meraviglioso asado, piatto tipico argentino. Ma ci si domanderà, chi sono gli ideatori di questa bellissima manifestazione Tango Sichiero?
Vincenzo Muollo e Adriana Iuri. Vincenzo inizia con la breakdance per poi passare al tip tap. Nel 94 scopre il tango e negli anni successivi ha la fortuna di studiare con alcuni grandi della vecchia guardia, tra i quali Juan Carlos Copes, Tete. Nel 2000 raggiunge Adriana Iuri a Madrid, lasciando in Ticino una scuola di tango ben avviata e l'Associazione degli Amici del Tango Argentino che ha cofondato l'anno precedente. Adriana Iuri, il cui sogno è sempre stato quello di ballare, decide nel 97 di partire per la Spagna a studiare nella famosa Accademia di Flamenco Amor de Dios a Madrid. Qui segue lezioni di flamenco, tango e danza classica. La frequenza continua nelle milonghe le fa capire che il tango è la danza che le corrisponde di più. Nel 2005 Vincenzo e Adriana ritornano in Ticino e riprendono la scuola di tango avviata a Locarno. L'anno successivo aprono anche una sede a Bellinzona. Nel 2010 si trasferiscono nuovamente a Buenos Aires, dove vivranno un'esperienza professionale unica. Dal 2011 sono stati scelti insieme a una ventina di altre coppie europee per far parte di un gruppo di lavoro diretto da Mariano Ciccofrumboli. Nel 2005 formano la 1881 Tango Academy, con l'obiettivo di creare uno spazio più ampio dove vivere la passione per il tango e per la danza, ma anche condividere momenti di crescita culturale e personale allo scopo di generare nuove energie e nuove emozioni. E allora che sia, tango sì, quiero!